Lettera di un imprenditore. La soddisfazione di una vendita. L'impegno per una vetrina. L'insicurezza di un campionario, l'euforia per i nuovi arrivi. L'impegno per occupare bene gli spazi, le ore sui social. L'inventiva di una foto, un post, di una strategia di mercato. La schiena a pezzi dopo 12-13 ore in piedi, a cercare di accontentare clienti. Le preoccupazioni delle scadenze, bollette, pigioni e tasse, i sinistri, qualche furto, capi fallati o semplicemente guasti tecnici al negozio, le promesse di inizio stagione, le ambizioni, i sacrifici, quanti sabati sera dopo il lavoro, una doccia e sono operativo. E invece si crolla sul divano perché lo stress di una settimana intera ti massacra. La bellezza di chi con il caldo e il freddo, la pioggia o un sole cocente, ogni mattina con un rito, con le stesse abitudini, mette le chiavi nella serratura. Buongiorno, buongiorno al suo mondo, buongiorno alla sua creatura, buongiorno a ogni centimetro di quel locale, fatto con sacrifici e tanta fatica. Le ore infinite di lavoro, sì, perché alle 20:30 si chiude, ma non si smette di lavorare. Si pensa sempre alla stessa cosa, il negozio, il mio lavoro, la mia dignità. Il cliente gentile, la cliente fastidiosa, le abitudini di qualcuno, la musica al negozio, quant'altro, tantissimo. C'è da scrivere un libro, più di uno. Tanti volumi per spiegare una cosa sola, semplice ma infinita. Avere un'attività. Non giudicate male chi in questo periodo di difficoltà è così angosciato, spaventato e preoccupato solo perché non siete mai stati da quel lato, ma anzi, stavolta provate ad aiutarli. Evitate i colossi online e aspettate che la bottega sotto casa vostra, sul corso principale, riapra. Aiutate a chi anima le vostre strade, a chi dà luce ai corsi, borghi o gallerie, a chi, in un negozio oltre al prodotto, vi serve del proprio tempo e delle sue competenze. Il mio abbraccio più solidale va a voi, proprietari di negozi, qualsiasi genere, che da domani dovrete ancora una volta tenere le luci spente. Non perdete la speranza ancora stavolta. Riuscirete a scavalcare con dignità quest'altra batosta. Non fatevi abbattere, colleghi, resistete.